Cari amiche e cari amici, volevo parlare con voi in questo video riguardo alla funzione degli auspicia, alla funzione oracolare degli auspicia e capire appunto che cosa sono gli auspicia, che erano qualcosa di veramente molto importante per i romani. Allora, cosa significano gli auspicia? Perché gli auspicia facevano parte integrante del rito augurale? Abbiamo visto quel rito che, ad esempio, fecero Romolo e Remo, abbiamo fatto questo esempio, no? Subito prima della fondazione di Roma. E dunque, in questo ambito sacrale e liturgico era fondamentale comprendere i segni rivelati dagli uccelli all'augure, e questi segni non dovevano essere dei semplici accidenti fortuiti, ma acquistavano un preciso significato mantico, ossia un preciso significato profetico, divenendo interpretabili come segni, quindi come auguria li chiamavano, che procedevano da un intervento divino. E dunque adesso vediamo come avveniva la lettura di questi auspicia. Allora, auspicia, innanzitutto il nome è composto da aues, che significa uccelli, e da spectare, che significa osservare. Dunque, auspicia significa osservazione degli uccelli. Infatti, la parola che noi usiamo, auspicio, in realtà presso gli antichi, che non usavano la preposizione, suonava spicio. Gli auspicia formavano, abbiamo detto, parte integrante del rito della inauguratio, ossia il rito augurale, e gli auspicia costituivano dunque l'elemento profetico di questo rito. Che significavano, perché leggevano questi auspicia, questi segni? Perché gli auspicia rivelarono gli auguria, ossia i segni fausti e i segni infausti, e gli auguria, questi segni, rendevano manifesta la volontà degli dei. Ecco, prima di andare avanti, è bene sottolineare che per il concetto di Pax Deorum, per i romani era fondamentale mantenere questa armonia con il mondo degli dei. E quando questa armonia c'era, si parlava di Pax Deorum, e tutti i vari, ad esempio, collegi sacerdotali, le vestali, il fuoco di Vesta acceso giorno e notte, serviva proprio a mantenere questa Pax Deorum. E tutti anche questi auspici, prodigi, eccetera, eccetera, servivano a comprendere come far durare nel tempo questa Pax Deorum, agendo secondo la volontà degli dei. Attraverso, ad esempio, anche gli stessi auspicia, attraverso questi segni particolari, i romani comprendevano se, ad esempio, questa pax, questa armonia era stata infranta da qualche avvenimento, da qualcuno, e allora bisognava rifare dei riti per ristabilire nuovamente la Pax Deorum. Di conseguenza, il compito degli auspici era quello di rivelare, vi ho detto, questi auguri, ossia i segni fausti o infausti, segni positivi e negativi, che rendevano manifesta la volontà degli dei. Dunque, gli auguria non erano un risultato meccanico dei riti compiuti dall'augure. Questi riti che gli auguri pronunciavano e praticavano, perché c'erano anche delle formule che facevano parte di questi riti, servivano a creare le condizioni perché i segni che si manifestavano da quel momento, dal momento del rito, dal momento del pronunciamento delle formule, eccetera, eccetera, dovevano avere
il valore di auguria. E dunque ecco, i rituali servivano a creare le premesse degli auguria, a aprire il terreno a questi segni dal cielo. In altre parole, l'augure, nel caso ad esempio dell'investitura regale, adesso poi vedremo qualche esempio, ecco, doveva essere nominato un re, l'investitura regale, e l'augure chiedeva agli dei, e fondamentalmente a Giove, di manifestare segni chiari e certi. E dunque si facevano questi rituali, si pronunciavano queste formule e si faceva questa richiesta specifica di che dovevano essere manifestati segni chiari e certi. Se attraverso questi segni l'augure avrebbe capito se gli dei intendevano, nel caso dell'investitura del re ad esempio, se intendevano concedere il carisma che avrebbe permesso alla persona di diventare re. Però attenzione, lo stesso augure non aveva alcun potere per creare il carisma o per fare che questo carisma in qualche modo discendesse sulla persona del futuro re, no? Questo non rientrava nel potere dell'augure, questa era solamente una decisione divina. Ecco che i segni osservati in cielo dall'augure acquisivano valori di segni certi solo dopo che questi aveva dunque compiuto tutte le cerimonie prescritte dalla liturgia, le quali consistevano essenzialmente, lo abbiamo visto nell'altro video, no? Con il lito, il fatto di delimitare il templum, uno spazio preciso, quindi l'ordinare dunque lo spazio secondo precisi criteri sacrali, simbolici, per cui i vari punti cardinali, quattro punti cardinali, ogni parte dello spazio compresa nei punti cardinali acquisiva un determinato valore di riferimento alla divinità che presiedeva quel determinato spazio. In altre parole, i riti degli auguri trasformavano lo spazio in templum, come abbiamo detto già, quindi lo spazio culturizzato, potremmo dire, lo spazio che diventa sacro in quanto è stato fatto un rito che ha predisposto quello spazio a diventare sacro. Arrivato a quel punto, quello spazio ha un significato simbolico e i segni che accadono in quello spazio sono interpretati in accordo con la tradizione sacerdotale. Le fasi essenziali della cerimonia degli auguri, della cerimonia augurale dunque a Roma, sono state riportate in maniera molto dettagliata da Tito Livio, quando a un certo punto Tito Livio descrive l'investitura di Numa Pompilio e la comparsa di questi segni favorevoli rivelava all'augure e a tutti quelli che erano presenti a questa cerimonia augurale, ad esempio i patres conscripti, che erano i senatori che hanno designato il candidato al trono e così via. Ecco, la cerimonia degli auguri confermava la discesa del potere divino e dunque l'auctoritas sulla persona del futuro rex. E la formula augurale nella quale il sacerdote chiedeva la comparsa dei segni, ho detto, era diretta direttamente a Giove nella qualità di pater. Questo è significativo perché dimostra con chiarezza che Giove, Jupiter, era considerato l'unica fonte suprema del potere regale a Roma. E allo stesso tempo dimostra anche la concessione del potere da parte di Giove, padre, al re. Il rex, il re, acquisiva insieme con questo potere delle qualità che erano proprie di Giove. E una in particolare era l'auctoritas, che era un potere preciso. E dunque nella persona del re, l'uomo, avendo ricevuto l'auctoritas, il potere dallo stesso Giove, partecipava nel mondo degli uomini alla stessa funzione svolta da Giove nel cosmo, ossia il rex diventa anche auctor, che vuol dire che acquisisce il potere di portare ad esistenza le cose, ossia l'imperium.
e di favorire lo sviluppo, augere, e augere, sentite, la stessa radice di auctoritas. E arrivato a quel punto poteva anche dirigere le cose al loro compimento, reggere, e anche qui stessa radice di re. Quindi riassumendo quello detto, il re, dunque nella persona del Rex, c'era il potere di Giove che l'augure riconosceva attraverso segni precisi. Arrivato a quel punto, il re nel mondo degli uomini aveva la stessa funzione svolta da Giove nel cosmo. Acquisiva cioè il potere di portare ad esistere le cose, di favorirne lo sviluppo e di dirigere le cose verso il loro compimento armonico. In altre parole, il re diviene vicario di Giove tra gli uomini, senza che questo fatto, all'origine della tradizione romana, prima che si diffondessero le varie mode ellenistiche orientali delle divinizzazioni dei re, di tutte queste storie, prima di tutto questo, dunque, il re diventava vicario di Giove senza che questo dava al re il diritto di ricevere alcun tipo di culto. Questo assolutamente no. È questo pure che passa nella tradizione cattolica poi, perché ci sono tantissimi elementi. Avevo accennato a questo fatto del Pontifex Maximus, che era un titolo dato dall'imperatore che aveva questo tipo di autorità e che ha anche il Pontefice Massimo, che è il Papa. Il Papa, l'investitura regale, qual è che passa nell'ambito del cristianesimo? È la famosa presenza dello Spirito Santo nel conclave quando viene eletto il Papa. Quindi vedete, ci stanno, ecco perché Chiesa Cattolica Romana, perché ci sono tutta una serie di tradizioni romane che si trasferiscono nell'ambito del cristianesimo, della Chiesa Cattolica in particolare. Era dunque, vedete, vicario di Giove, e anche questo resta nella Chiesa Cattolica. Il Papa è vicario di Cristo, il Rex diventa vicario di Giove, il Papa è vicario di Cristo. La manifestazione dell'auctoritas, di questo potere che Giove aveva dato al re, era appunto l'imperium. Nella tradizione romana questo è un carisma divino, un carisma divino. E solo il re è in grado di ottenere questo carisma direttamente dagli dèi. E l'auctoritas, oltretutto, quando moriva il re, si ritirava dal mondo degli uomini e ritornava alle origini, ritornava allo stesso Giove per discendere di nuovo mediante rituali di investitura sul re successivo. Cosa significa questo? Che l'autoritas, oltre a non poter essere creata da mano umana, perché abbiamo visto che non poteva, era l'augure semplicemente confermava che c'era stata la trasmissione di questo potere, e c'è dai segni che c'era stata la discesa di questo potere, ma non poteva darlo, abbiamo visto. E però non era possibile neanche una forma di monarchia ereditaria, perché questa avrebbe comportato che il padre poteva passare questa auctoritas al figlio. Invece non era così: morto il re, l'auctoritas ritornava, veniva riassorbita da Giove. E infatti la monarchia ereditaria non fa parte della tradizione romana e non fa parte neanche delle tradizioni indoeuropee in generale. L'auctoritas, poi abbiamo visto, del trionfo ne abbiamo già parlato. Allora vi parlo di alcuni di questi auspicia per chiarire, di questi segni che gli auguri vedeva, come funzionava questa cosa. Attenzione, perché anche in Grecia la comparsa, sì, perché mi viene in mente che vi racconto un episodio che ha a che vedere con l'aquila. L'aquila ha. Se compariva l'aquila, aveva un significato fondamentale nei riti dell'augurazio.
aveva un'importanza primaria perché l'aquila era considerata la diretta messaggera di Giove, di Zeus. Quindi l'apparizione dell'aquila era proprio la presenza attiva di Giove in quel momento, il numen è la potenza attiva di Dio, che il numen si può tradurre anche in azioni precise, la presenza numinosa, Dio che dirige quella determinata azione. L'aquila che volava a destra sanciva, ad esempio, la pienezza del favore divino. Quindi Giove era d'accordo su quella determinata opera che si stava per intraprendere. E questo, attenzione, c'era anche in Grecia, l'aquila era fondamentale anche in Grecia, perché, per esempio, c'è un episodio dell'Iliade, dove c'è Priamo, che si rivolge proprio a Giove, compra una libagione in onore di Giove, e poi dice proprio, dice, oh Giove, mandami il tuo rapace rapido messaggero, mandami l'aquila che tra tutti ti è caro come forza suprema. Quindi anche, vedete, queste tradizioni erano anche nella tradizione greca, nella tradizione indoeuropea non ne parliamo, gli stendardi con le aquile. E anche perché l'aquila si diceva, perché proprio l'aquila ha questa relazione? Perché si dice, siccome l'aquila ha una vista incredibile, riesce a vedere dei topolini d'altezza incredibile, è famosa la vista dell'aquila, però era convinzione anche che l'aquila era l'animale che poteva fissare il sole senza avere dei danni agli occhi. E dunque ecco il grande simbolo, no? Poter guardare il sole, poter essere in relazione diretta con Dio senza avere conseguenze negative, no? E c'è un prodigium. L'auspicium, che differenza c'è tra auspicium e prodigium? L'auspicium, quindi gli auspicia, di cui abbiamo parlato prima, erano preceduti da un rituale apposito praticato dal sacerdote che creava i presupposti per la manifestazione dei segni. Invece i prodigia erano questi segni che potevano manifestarsi indipendentemente dal rituale del sacerdote. E allora c'era il diretto intervento divino che stava comunicando qualcosa in quel momento, e quelli erano, era il caso di prodigia. E ce n'è uno incredibile, un auspicium spontaneo, quindi inviato direttamente da Giove sulla terra per indicare chi doveva diventare Rex, che doveva diventare re, il lucumone etrusco che poi diventerà re di Roma col nome di Tarquinio. E qui c'è Tito Livio sempre che scrive. E i protagonisti di questo episodio narrato da Tito Livio sono il lucumone, quindi il futuro re di Roma Tarquinio, e la moglie Tanaquilla. E stavano nei pressi del Gianicolo, Colle Sacro, figuriamoci. Giano è fondamentale. I templi di Giano venivano chiusi solamente in periodo di pace, altrimenti erano aperti a Roma i templi di Giano. Giano è una divinità antichissima. Da Giano deriva il nome di gennaio, il titolo del mese di gennaio. Janua significa porta in latino. E gennaio è la porta dell'anno, si apre il nuovo anno. Giano veniva messa, la figura di Giano, a due facce, una che guarda dietro e una che guarda avanti. Giano bifronte. Perché ha due facce? Perché ha il dono dell'onniscienza, sa cosa è successo in passato, sa cosa succederà in futuro. È il dio della transizione, delle porte. Veniva messo nei luoghi di passaggio, anche sui ponti. Ancora adesso qui c'è il ponte dell'isola di Berina, ci sono ancora delle erme antiche, delle piccole statuine antiche che rappresentano Giano Quadrifronte, nella sua figura di Quadrifronte, che quindi l'osservazione di tutti i punti cardinali, sempre ad indicarne l'onniscienza. E questo c'è sul ponte, il ponte del Ponte Sisto, il ponte insomma, c'erano, stavano nei pressi del Gianicolo,
il Tarquinio e la moglie, e a un certo punto arriva un'aquila, scende ad ali spiegate, porta via il berretto che aveva Tarquinio sulla testa e svolazza sopra il carro con grande strepito, e poi rimette il cappello esattamente in testa, sulla testa di Tarquinio. E fatto questo, l'aquila vola verso l'alto e sparisce volando verso l'alto. Immediatamente Tanaquil, la moglie di Tarquinio, comprende, e anche Tarquinio stesso ovviamente, comprendono immediatamente l'auspicio. Comprendono immediatamente che è un comportamento di quel tipo di un'aquila, può essere fatto solo su una persona che è destinata ad avere un ruolo importante di guida spirituale e in questo caso anche di guida materiale, perché i re all'inizio erano re e sacerdoti. E dunque Tranquilla ha una reazione di gioia, abbraccia il marito e gli dice di tutte le speranze, che nutre speranze in lui, e poi gli racconta che lei ha visto quell'aquila, gli dice esattamente da che parte era venuta del cielo e dunque come aveva effettuato questo prodigio, un auspicio spontaneo in realtà, e aveva preso il cappello e gliel'aveva rimesso in testa. Perché? Per comando di Giove, per comando divino. Ed ecco come funzionavano questi presagi. Il tipo di uccello, l'abbiamo visto in questo caso, è l'aquila, associata alla figura di Giove, dunque, scende dall'alto e torna a sparire nel cielo, un segno precisissimo che è inutile interpretare perché lo capite da soli. La regio del cielo da cui l'aquila proveniva, quindi lo spazio, la regione del cielo, che secondo le indicazioni etrusche, questo era un lucumone etrusco, un re etrusco praticamente, poi diventa re di Roma, secondo la ruspicina etrusca che anche conosceva benissimo anche la moglie Tranquilla, e doveva corrispondere a uno spazio compreso tra il nord e il nord-est. Tutte queste indicazioni le dà Tito Livio, attenzione. Ecco che l'aquila asporta il berretto nella persona, il berretto che è l'elemento che è posto nella parte più alta della persona, quindi corrisponde per analogie all'idea di elevazione e prestigio e di onore. E dunque il fatto di aver asportato il berretto e di averlo quindi posto nuovamente sul capo dell'eletto era la confermazione del potere per volontà divina. E dunque grazia divina, per volontà divina. E attenzione, perché nel passo di Livio è ripetuto due volte questo concetto, quasi come se Livio volesse sottolinearlo proprio, questo aspetto. E dunque tutto si rivela parte di un disegno divino. Il Gianicolo, dove si trovavano, il Gianicolo sacro a Giano, e ho detto, re importantissimo, onnisciente, re delle origini, la divinità dei passaggi e degli inizi, ed ecco qui l'inizio a nuova vita di Tarquinio, che diventerà re di Roma. Il Gianicolo appartiene al territorio romano, e questo circoscrive il prodigium, questo segno, al luogo geografico su cui il Tarquinio avrebbe dovuto governare, perché immediatamente dopo il Gianicolo sarebbe stato fuori Roma. Le relazioni delle funzioni del simbolo dell'aquila con altre tradizioni di area indoeuropea sono tantissime e chiarificatrici. In Iran, abbiamo detto che lì era un luogo di grande concentrazione degli indoeuropei. Fin dall'epoca dei Persiani l'aquila simboleggia la vittoria e gli eserciti erano felici, innalzavano le spade, urlavano come se avessero vinto. Se capitava che mentre camminavano, mentre si esercitavano, sulle loro teste volava un'aquila. Lo stendardo, uno degli stendardi dell'Iran Achmenide, aveva un'aquila d'oro che sormontava una lancia. E ecco i simboli di guerra e di vittoria.
legati alla regalità simboleggiata dall'oro. E nel caso della spiritualità iranica c'è il concetto di Vareno, la chiamavano, cioè la potenza divina che si manifesta visibilmente come radiazione aurea intorno al corpo dei re e dei santi. E da qui poi anche da queste cose nascono le tradizioni, ad esempio, della corona, la corona portata dal re, o le aureole dipinte sul capo dei santi. Nel cristianesimo l'aquila è l'animale simbolo di Giovanni Evangelista. È quello che comincia il Vangelo con l'affermazione dell'identità del verbo con la luce, no? È del verbo con la luce. Giovanni, nella liturgia cattolica, oltretutto è in connessione con il solstizio, col solstizio d'inverno. E l'aquila, che, come vi ho detto, era ritenuta capace di fissare il suo sguardo verso il sole, simboleggiava dunque la vita interiore dell'iniziato ai misteri più alti. Chi ha qualche segno dall'aquila è una persona di grande conoscenza. L'aquila esprime lo stato trascendente dell'eroe, ma anche del santo e del re, perché questi, secondo la tradizione indoeuropea, sono i portatori della qualità più propriamente regale, che è la virilità trascendente, la virilità trascendente. E dunque, come vedete, c'era tutta una la religione romana è veramente affascinante, eh? C'erano tutta una serie di elementi da conoscere, e come vedete, anche proprio risalendo alle fonti, queste che vi ho letto adesso era tratto da Tito Livio. Che c'è di superstizione in queste cose? Anzi, io invito, per chi non l'avesse vista, a vedere i miei video sul processo di individuazione di Jung. Ma Jung, quando alla fine, vabbè, adesso mi sfugge il nome del libro, quando dice nella prefazione, dice: ma ormai era pochi anni prima della morte, quando scriveva questo, no? Diceva: ormai non è impossibile per me la nevrosi o ogni tipo di tensione, perché se c'è qualche problema, come percepisco qualcosa che non va in me, immediatamente chiudo gli occhi e esce un'immagine da me e immediatamente agisco, va bene, secondo le direttive che mi dà questa immagine. Vedete le analogie con questi sistemi che, è chiaro, erano diversi, erano in altri contesti, c'era il fattore sacerdotale, eccetera, eccetera, ma come vedete sono delle forme sapienziali che poi tendono a ripetersi nel tempo e nella storia. E come appunto dice Evola, Roma, a questa tradizione, anzi adesso lo prendo un attimo solo perché vale la pena arrivare a questo punto di rileggervelo. Eterno è ciò che sta al di sopra del tempo ed è immutabile. In questo senso noi intendiamo la romanità vera, quella originaria. Non è la romanità che si è allontanata, siamo noi che ci siamo ora più ed ora meno allontanati dalla romanità, che può sempre manifestarsi e tornare vivente dovunque viga una decisione interiore assoluta, una legge delle affinità elettive ed un rapporto di reale corrispondenza. Bellissimo. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.